Il ricordo di Giancarlo Siani passa per Torre Annunziata. Nella città che vide il suo impegno di giovane cronista, gli studenti delle varie scuole hanno sfilato in corteo con l'auto in cui 30 anni fa Siani perse la vita proprio per l'aver narrato le tristi vicende della criminalità organizzata, tra cui quelle che coinvolgevano i clan del paese vesuviano. Ai nostri microfoni Paolo Migiano della Fondazione Polis, che proprio per la Meari come simbolo di legalità ha profuso il suo impegno. Ma l'emozione è tanta, poi per me si rinnova perché io questa macchina l'ho presa in consegna fin da quando è stata ritrovata, quindi l'ho condotta con Don Luigi Ciotti, con Roberto Saviano, con Datterio, con tante personalità. Mi occupo di questa macchina con una grande emozione perché il lavoro fatto da questo ragazzo deve essere un lavoro che lo dobbiamo portare nei nostri cuori, ma soprattutto nelle nostre teste. Dobbiamo cambiare questa città, questa regione, questa Napoli. Dobbiamo renderla normale, perché se c'è normalità c'è legalità. Intervenuti anche il PM Armando D'Alterio e Geppino Fiorenza di Libera Campania. Cioè adesso ci sono questi giovani sopra, questi giovani ragazzi che ovviamente sono bambini e non comprendono appieno il senso di questa attività, però associano questo momento di gioia e di coralità evidentemente al contrasto della criminalità. Quindi interpretare la lotta contro la criminalità come un momento non di chiusura, non di tristezza, non di ansia e di angoscia, ma come un momento di forza collettiva, è un messaggio straordinario che stiamo dando. Io ho avuto qualche remora quando mi hanno proposto di farmi fotografare vicino a quest'auto, però ho pensato ci saranno tanti giovani, mi voglio far fotografare con questi giovani per far capire a loro che questa è una festa, che combattere contro la criminalità organizzata è un momento di gioia e di festa ed è un privilegio per chi ha l'opportunità di stare in prima fila come giornalisti, forze dell'ordine e magistrati. Con Paolo abbiamo raccolto una grande rassegna stampa con questi 30 anni di attività. Quello di oggi è un esempio importantissimo a Torre Annunziata, i ragazzi che conoscono Giancarlo, ne parlano, raccontano la storia, scrivono un libro, quindi la memoria è assolutamente importante. Ma a noi interessa che il messaggio di Giancarlo sia un messaggio di attualità. No, non avrebbe senso, quel suo amore per la vita, per la giustizia, ecco, deve significare che oggi c'è un impegno perché i giovani vengano accompagnati positivamente, da esempi positivi, non parlare solo del male. Io ringrazio l'informazione perché è importante che voi date spazio alle storie dei familiari delle vittime, ai giornalisti ancora oggi minacciati. Questo è il senso di Giancarlo, l'attualità di Giancarlo è vediamo che cosa si deve fare in positivo.